Uno sportello di inclusione per il lavoro è stato presentato a Palo del Colle il progetto di reintroduzione alla vita attiva promosso dal Comune di Palo e da Consorzio Mestieri Puglia, che per la prima volta nella storia del Comune ha coinvolto ex detenuti e disoccupati di lungo corso tra i 25 e i 60 anni in un percorso riabilitativo professionale che li reinserisse alla vita attiva. Il percorso ha oggi coinvolto 10 persone, per lo più di sesso femminile, di estrazione sociale media, che provengono dal settore manifatturiero, dei servizi alla persona e dal settore industriale, che verranno rieducati ad un inserimento alla vita attiva e professionale tramite un tirocinio che rappresenterà a tutti gli effetti un inserimento propedeutico in azienda e fornirà una nuova educazione alla cultura del lavoro. Sono molto contento dell'avvio di questo progetto che guarda le persone fragili ed emarginate nella nostra comunità per offrire loro una possibilità di riscatto con il lavoro che, come recita la nostra Costituzione, è il fondamento della nostra Repubblica. Sono contento perché offriremo un ribaltamento della logica per cui il lavoro viene a trovarmi a casa, ma siamo noi che costruiamo delle opportunità in termini di inclusione lavorativa e di formazione professionale. Un ritorno sicuramente vantaggioso per le aziende del territorio, perché potranno beneficiare di questi incentivi e nello stesso tempo ottenere una produzione, una maggiore produzione lavorativa. Si crea così questo ciclo virtuoso, che è l'obiettivo che si pone l'amministrazione di Palo del Colle per le politiche sociali.